Salve e benvenuti ad una nuova pillola del prof. Oggi vedremo come creare ed organizzare un quaderno multimediale. Prima una precisazione però. Come dico sempre io, la tecnologia è uno strumento ed è uno strumento che ci deve far risparmiare tempo e deve dare del valore aggiunto. Se quello che state facendo si può fare tranquillamente con della carta e con una semplice penna, beh, continuate tranquillamente ad usare la carta e la penna. Sappiate però che ci sono delle tecnologie che ci permettono di fare delle cose che con la carta e la penna non sono proprio possibili. Ad esempio, nel mio quaderno multimediale sono stato in grado di aggiungere dei file audio ed anche dei link, cose che appunto con la carta e la penna non si possono fare. Cosa ho utilizzato per creare il mio quaderno multimediale? Ve lo faccio vedere subito. È un software Microsoft che si chiama OneNote. OneNote, ripeto, è un software gratuito che Microsoft mette a disposizione della maggior parte degli utenti Windows, quindi lo potreste già aver installato all'interno del vostro PC e molto probabilmente non ve ne eravate neanche resi conto. Tuttavia, quello che mi piace di OneNote è il fatto che sia multipiattaforma, quindi come vedete è utilizzabile su Windows, sia su desktop, su tablet, su telefono, ma è anche utilizzabile su Mac, iPad, iPhone e addirittura Watch, ma anche su tablet Android e se proprio volete provare la versione web, potete provare a entrare da OneNote via interfaccia web, quindi senza scaricare nessun software. Quindi se volete potete scaricare OneNote per il software sul sistema operativo sul quale state lavorando, oppure se non vi va di scaricare niente potete provare la versione online. E la cosa bella di OneNote è che lavorando anche su sistemi operativi, su piattaforme diverse, comunque ritroverete sempre il vostro lavoro ovunque vi troviate. Vi faccio vedere un video che ho registrato sul mio Surface Windows e vi faccio vedere come si fa a impostare un quaderno, appunto, grazie a OneNote. Bene. Andate nella sezione Start, scendete fino alla O e dovreste trovare in teoria già installato OneNote. Cliccate, OneNote ha questa interfaccia viola che lo caratterizza. Bene, nella parte a sinistra vedete il vostro account e poi sotto vedete i blocchi appunti. Per aggiungere un blocco appunti basta andare su più blocco appunti nella parte sinistra in basso allo schermo. Nominate il vostro blocco appunti e vedrete. Infatti io ne ho creato uno filosofia, ma posso crearne quanti ne voglio. All'interno del blocco appunti posso inserire delle sezioni, sempre premendo il tasto più in basso a sinistra. Quindi per italiano posso inserire una sezione di grammatica, posso inserire una sezione di antologia e posso inserire ad esempio vedete cliccando più sezione, una sezione che si chiama scrittura creativa. A questo punto, all'interno di ogni sezione, io posso creare più pagine. Quindi posso avere tantissime pagine per grammatica, altrettante per antologia e altrettante per scrittura creativa. Inserisco il titolo, clicco con il mouse dove voglio iniziare a scrivere e inizio a scrivere. Vedete che viene creata all'interno della pagina una casella di testo. Le caselle di testo sono, diciamo, inseribili in qualsiasi punto della pagina, sono adattabili in lunghezza e, come vedete, trascinando con il mouse le posso spostare in qualsiasi punto della pagina. Per eliminare una casella di testo basta selezionarla e premere il tasto cancella. Quindi seleziono la casella di testo e poi premo il tasto cancella sulla tastiera. Cosa posso inserire all'interno della mia pagina di quaderno? Allora, in questo caso stiamo lavorando sugli articoli, io vado su un sito, lezioni di italiano, e prendo ad esempio l'incipit di questo articolo. Seleziono il testo che mi interessa da internet, vado su OneNote e lo incollo.
copia e incolla semplicemente. E OneNote ha creato direttamente una casella di testo, ma vedete in fondo c'è scritto da e c'è il riferimento preciso del sito in cui io ho preso il mio riferimento. Poi nella sezione inserisci, vedete, potete inserire dei file, come ad esempio un file PDF. Quindi se io come insegnante ho già dato un PDF pronto ai miei ragazzi, i miei ragazzi possono inserire, eccolo qua, un PDF, o anche il riferimento del file, possono inserire il mio PDF all'interno della loro pagina di quaderno e avere sempre con loro il PDF così come io l'ho creato. Posso inserire anche delle immagini all'interno, ma quello che vi dicevo prima, l'interessante è il registro audio. L'articolo è una parola che si mette davanti al nome. Premo interrompi e vedete che è stato creato questo file audio che io posso mettere in cima alla... L'articolo è una parola che si mette davanti al nome. Esatto, quindi sentite che io premendo sul file audio posso riprodurre quello che è contenuto all'interno del file audio. Una risorsa eccezionale ad esempio per i DSA, per i ragazzi che hanno problemi con lo scritto. Per inserire un'immagine, beh, c'è un'immagine nel mio computer, vedete l'ha inserita in alto. Le immagini sono ovviamente selezionabili, sono spostabili, passatemi il termine, all'interno della pagina. Io la sto trascinando in basso e una volta trovato il punto io poi posso ingrandire la mia immagine a piacimento. Ma il valore aggiunto di OneNote è che se state lavorando su un dispositivo touch come ad esempio un iPad o un Surface di Windows, avete lo strumento penna che vi permette di scrivere letteralmente, appunto come vi dicevo con la penna, e vi permette di scrivere, vi permette di sottolineare in qualsiasi punto della pagina e avete a disposizione anche tutta una serie di forme geometriche su cui con le quali potete poi andare a scrivere sul documento. Io ho fatto ad esempio un ovale e ho scritto il cane e poi il muso perché stiamo lavorando sugli articoli. Ovviamente premendo su input penna in forma il vostro tratto magari non preciso viene trasformato in una figura geometrica precisa e poi avete la possibilità di colorare come volete tutte le vostre forme. Ci sono le frecce che noi utilizziamo tantissimo nei nostri schemi e magari nei nostri diagrammi. Anche in questo caso le frecce possono essere colorate, trasformate, spostate all'interno della pagina. L'altra cosa che ritengo fondamentale in OneNote è il fatto che se voi lavorate bene con le righe e con i quadretti, qua su righe o quadretti potete selezionare il tipo di pagina sulla quale volete lavorare. Quindi se volete lavorate bene sulle righe, vedete, io a questo punto posso scrivere in maniera leggermente più precisa perché ho delle righe a farmi da guida. C'è grande flessibilità da questo punto di vista. Se poi voglio condividere quello che ho fatto, lo posso fare anche con altri utenti, quindi i ragazzi possono condividere le pagine dei propri quaderni con i propri compagni anche tramite email. Qualora questo, vedete, posso mandarlo per posta o anche per Skype, sempre sul tasto condividi. I tre puntini in alto a destra mi permettono di stampare in maniera proprio effettiva quello che ho fatto sulla mia pagina. Bene, questa era una carrellata velocissima di alcune funzioni di OneNote, però avete capito che si tratta di uno strumento molto potente che ci permette di fare delle cose che altrimenti con la carta e la penna, che rimangono, ripeto, degli strumenti validissimi e sono utili nella maggior parte delle situazioni, però se ho bisogno di avere un quaderno multimediale, quindi che abbia al suo interno audio, video, immagini, e ho bisogno di scrivere, di utilizzare la tastiera o appunto degli strumenti di disegno particolari, ecco, allora OneNote è il software che fa per voi.
Ci vediamo tra 2 settimane, e quindi ci vediamo il 23 agosto. Se vi è piaciuto questo video, fatelo girare sui vostri social. Vi ricordo sempre che i video sono disponibili sia su Prof Digitale sia sul canale YouTube di Prof Digitale. Se volete condividere anche i video un po' più datati. Quindi fate girare la conoscenza, ci vediamo il 23 di agosto. Nel frattempo, buone vacanze e buona estate. Un saluto, ciao!